La Rocchini Altoni è stata l'argomento del Consiglio Comunale di questa sera. Abbiamo assistito alle varie mozioni e ai commenti sulla mozione di delocalizzazione dell'azienda e alla fine della votazione ha detto no alla delocalizzazione, cioè no alla mozione che è stata fatta da quelli del centro-sinistra, se non ricordo male. Noi a questo punto, come cittadini, come comitato cittadini non sudditi, vogliamo far vedere a questa amministrazione che pretendiamo il rispetto della nostra salute, del nostro piacere di vivere a Segrate e non di essere presi in giro da questa amministrazione. Per cui faremo delle manifestazioni in loco al momento opportuno e secondo quanto il comitato deciderà, perché vogliamo che l'amministrazione e i politici di questo comune capiscano che noi non siamo dei sudditi ma dei cittadini. È vero che non sono nocivi? Non è assolutamente vero, perché non sono state fatte né le analisi opportune, complete, di tutti i gas che vengono emessi da questa società. L'ARPA lo scrive essa stessa, l'ha fatto per 3 o 4 sostanze, per cui non è possibile che possano determinare che ci sia una innocuità dei gas emessi, perché se gli odori emessi producono irritazione agli occhi oppure irritazione alla gola o mancanza di aria nei polmoni perché non puoi respirare e sei lì che fai così con il respiro quando c'è questa grande puzza, vuol dire che il nostro corpo è il sensore più importante che la natura ha inventato per dirci che qualcosa non va per la salute, se no rideremmo di gioia e di piacere a respirare questi fumi che danno fastidio. E le prossime iniziative che avete in programma? Beh, intanto ci raduneremo per decidere come fare, per raccogliere le firme da presentare in procura della Repubblica e al Comune, perché non vogliamo essere calpestati nel nostro diritto alla salute e al piacere di stare qui a Segrate.